Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Roberta e oggi registro un video molto speciale. Innanzitutto è il primo video dopo il traguardo dei 20.000 iscritti. Vi ringrazio tanto, l'ho già fatto su Instagram, lo faccio ovviamente anche qui. Siete veramente tanto di supporto sempre, super gentili, quindi grazie. Ed è un video molto speciale perché con la mente mi fa ritornare anche al mio primissimo video, anche quello dedicato al bullet journal. Molto molto imbarazzante, però è tutto iniziato da lì e se mi soffermo a pensare a quante cose sono cambiate, mi vengono i brividi. Oggi vi andrò a parlare, come avrete letto dal titolo, del libro Il metodo bullet journal, scritto dall'inventore del metodo Ryder Carroll, edito Mondadori, ad un prezzo di copertina di 18,90€. Come sapete, io uso il bullet journal da 3 anni, è un metodo che conosco bene e che credevo di conoscere bene, perché con questo libro mi si è aperta la mente tantissimo, ancora di più. Tutto quello che leggiamo, che possiamo leggere sul sito ufficiale bulletjournal.com, è solo una minima parte di quello che è il mondo bullet journal, ve lo assicuro. Io sono rimasta super colpita e tutto ciò che Ryder Carroll spiega in queste pagine è, come direbbero gli inglesi, mind blowing. Quindi illuminante, niente di scontato, è stata così illuminante da spingermi a prendere appunti, sottolineare, fare schemi, insomma mi è sembrato quasi di essere tornata all'università quando mi capitava di ritrovarmi davanti un testo molto interessante che riusciva ad incuriosirmi. In quel momento l'esame passava in secondo piano perché entrava in gioco proprio la curiosità, la voglia di imparare cose nuove. In questo video quindi cosa faremo? Vi andrò un po' a raccontare quelli che sono stati i concetti che mi hanno colpito di più, senza spoilerarvi troppo il libro. Una cosa che voglio dire è che è un libro bello anche esteticamente, la grafica è molto curata, sono rimasta colpita anche dalla traduzione, è fatta molto bene. Per me è stato un po' strano leggere alcuni termini tradotti in italiano, perché per me è sempre stato un mondo inglese, cioè io uso nella mia vita quotidiana i termini inglesi per descrivere, per parlarvi del bullet, quindi vederli tradotti in italiano è stato un po' strano, ma sono stati tradotti molto bene, tutto molto chiaro. Iniziamo subito da uno dei concetti che ritroverete molto molto spesso nel libro, ovvero l'importanza dello scrivere a mano. È una cosa a cui penso spesso e a cui anche nel percorso di studi che ho fatto ho sempre dato molto peso. Ryder Carroll infatti conferma che il bullet journal funziona nel 99,9% dei casi perché si basa proprio sulla scrittura a mano. Ci rassicura, ci motiva e soprattutto ci permette di distaccarci dal mondo digitale in cui siamo immersi. Fa anche un accenno a quelle che sono le app e le agende digitali. Io e Ryder Carroll abbiamo la stessa identica idea al riguardo, me ne avete fatte di domande sulle agende digitali anche su Instagram e io vi ho sempre detto che sono contraria. Perché sono contraria? Perché siamo già troppo immersi nel digitale, sempre col cellulare in mano, sempre al computer, quindi almeno il mondo della pianificazione digitale io direi di lasciarlo al cartaceo. Ryder Carroll però fa uno step in più, ci dice, ed è verissimo, che magari all'inizio ci possiamo trovare anche bene con un'agenda digitale perché fa il suo lavoro, è efficace, ci rende organizzati, ma allo stesso tempo ci dà la sensazione anche di insicurezza, perché da quel momento in poi potremmo perdere tutto, è tutto comunque in un cloud, è tutto virtuale, è tutto in una dimensione non tangibile e questo non ci dà tanta sicurezza come ce la può dare un taccuino fisico. La sensazione è quella di poter perdere tutto, che tutto ceda da un momento all'altro. Tutto ciò è impossibile invece con un bullet journal, perché abbiamo un taccuino fisico che portiamo sempre con noi oppure lo teniamo sulla scrivania, ma racchiudiamo lì tutto quello che dobbiamo sapere, è tutto in un unico posto e non dobbiamo nemmeno porci il problema di dove ho scritto cosa, non riesco a trovare quello che mi serve. Lo scrivere a mano poi si collega anche al concetto di produttività, che è un concetto che si ripeterà tantissimo tra le pagine di questo libro. Perché produttività? Ci costringe a fermarci, a ragionare, a fare mente locale, a soffermarci sul qui e ora, ci tiene in contatto con quello che siamo, con quello che vogliamo raggiungere come obiettivo. Poi una delle cose che ho adorato di questo libro è l'essere pieno zeppo di esperienze reali. Ryder Carroll ha aggiunto qui e là racconti di vita diversi,
sfide differenti, accomunate però dallo stesso strumento. C'è chi ha cambiato la propria vita da così a così grazie al bullet journal, a sottolineare come ognuno di noi viva sfide differenti ogni singolo giorno, che però possono essere affrontate e poi vinte grazie a questo metodo. Alla domanda che mi fate ogni tanto, ma quindi il bullet journal lo possono usare tutti? Sì. Il libro inizia con il racconto di Ryder Carroll, ci parla un po' della sua vita, di cosa lo ha portato a pensare a questo metodo e soprattutto ci parla dei suoi fallimenti. Il concetto del fallimento, il concetto di non riuscire a raggiungere un obiettivo oppure del raggiungere un obiettivo e rendersi conto che non era proprio quello che ci aspettavamo, è molto molto presente in questo libro. Prima di arrivare a fare l'art director a Brooklyn, Ryder ha fatto un sacco di lavori, ha seguito moltissimi progetti, alcuni che lo hanno portato davvero ad essere super concentrato a pensare solo esclusivamente a quello perché credeva che fosse la strada giusta, per poi rivelarsi però un vero e proprio fallimento. Ciò che mi ha colpito molto è che Ryder Carroll ci consiglia di guardare al fallimento da un'altra prospettiva, passare dal negativo al positivo. Ci consiglia di guardare al fallimento come ad un processo che cambi le nostre idee, che rimescoli le carte in tavola per imparare e migliorarci. Quindi nessun oddio, vabbè, lo sapevo, sono incapace, non so fare mai niente, credevo che questa volta avrebbe funzionato, invece no, sono io il problema. Niente di tutto ciò, ma ok, va bene, stavolta non è andata, cosa ho sbagliato? Da dove devo ripartire? Cosa posso cambiare? Uno dei metodi consigliati post fallimento è proprio quello dello sprint. Ryder ci dice di suddividere le nostre sfide più importanti in piccoli sprint, piccoli passi che possano aiutarci a raggiungere l'obiettivo. Devono essere dei piccoli input assolutamente gestibili che possano farci avvicinare piano piano a quello che è il nostro desiderio, come se ogni singola cosa, grande e piccola, fosse divisibile in piccoli tasselli. Ogni tassello è una conquista e ogni conquista va festeggiata. Questa è una delle altre cose che mi è piaciuta moltissimo. Ryder dice che ogni conquista va festeggiata, anche la più piccola, che ne so, avete segnato sul bullet che avete finito un compito che dovevate fare, no? Dovete urlare, dovete dire ok cavolo, cioè basta, me lo sono tolto davanti, ce l'ho fatta. Va festeggiato tutto perché il nostro animo va gratificato in qualche modo. Sempre legato al raggiungimento degli obiettivi, Ryder Carroll in questo libro inserisce anche un sacco di giochi ed esercizi pratici. In particolare, uno degli esercizi che mi è piaciuto di più è stato quello chiamato l'esercizio del 5-4-3-2-1, che ha l'obiettivo di stimolare la nostra motivazione e stabilire quanto è limitato il tempo di cui disponiamo. In pratica ve lo racconto brevemente, ma poi lo dovrete andare ad approfondire e dovrete provarlo anche voi, perché è veramente molto utile. Ci dice di scrivere prima gli obiettivi che vogliamo raggiungere entro 5 anni, poi quelli che vogliamo raggiungere in 4 mesi, poi 3 settimane, poi 2 giorni e poi ora. Adesso, in questo momento. Una volta fatto questo, vi assicuro che avrete una visione macroscopica di quelli che sono i vostri desideri, di quello che volete raggiungere nella vostra vita, di quelli che sono i vostri pensieri più ricorrenti. Dal semplice rispondere alla mail al vorrei formare una famiglia. Vederli lì scritti vi permetterà di valutarli uno ad uno e scatterà la domanda, ma meritano il tempo che ho pensato di riservargli? Cioè, a cosa voglio dare priorità? Se vi rendete conto che, per esempio, un obiettivo che avete scritto in realtà non merita tutto il tempo che impiegherete per ottenerlo, scartatelo. Questo scartare, filtrare, è anche collegato al concetto di immigrazione. È uno dei temi più trattati in questo libro, anzi più che più trattato, più approfondito. E non me lo sarei mai aspettata, perché per me la migrazione, ovvero il rimandare al giorno dopo quello che non hai fatto oggi, è sempre stato un procedimento
naturale, non ci ho mai pensato troppo. E invece Ryder Carroll ci spinge a capire ciò che c'è dietro il rimandare a domani. L'ideatore di questo metodo lo considera il fulcro di tutto, un passaggio intelligente, una sorta di filtro che ci aiuta ad eliminare il superfluo. Non è una semplice freccetta, ma è un mezzo che sfrutta i limiti della nostra pazienza. In che senso? Se ci scoccia o non vale la pena impiegare quei pochi secondi per riscrivere quell'impegno il giorno dopo, vuol dire che non è una cosa importante. Quindi la migrazione, vista in quest'ottica, ci permette di concentrarci su ciò che davvero ci interessa, su ciò che è importante. A questo proposito, tra i tanti consigli del libro che mi hanno colpito di più è questo qui, che sicuramente cercherò di adottare nel mio bullet journal da gennaio in poi. Ryder ci consiglia di mettere in alto nella lista delle cose da fare nella visione giornaliera ciò che più ci pesa fare, perché metterlo alla fine, in effetti, è sintomo di procrastinazione. Mentre ponendolo all'inizio, fare prima la cosa che ci pesa fare ci porterà a poi avere tutta la giornata piena di cose da fare, sì, ma di cose che ci fanno stare bene, che non ci creano nessun disagio, nessun peso. Pensiamo per esempio alle questioni burocratiche, soprattutto alla fine dell'anno come in questi giorni. Io personalmente faccio questo errore, cioè nel momento in cui scrivo le cose che devo fare, comincio sempre da quella più semplice, quella che mi viene subito a mente, per poi lasciare alla fine quello che non voglio fare. Questo mi porta a fare prima le cose che mi piacciono e poi quelle che non voglio fare, e se non voglio farle, magari le rimando al giorno dopo. Invece, dare priorità a quello che non mi va di fare mi permetterà poi di essere più serena durante la giornata con tutto il resto degli impegni. La sensazione di liberazione credo sarà molto molto piacevole, vi farò sapere. Detto questo, non voglio svelarvi troppo del libro, ci sarebbero tante cose da dire. Ad esempio, è inutile dirvi che c'è anche una parte dedicata alla perfezione del bullet journal, di cui vi ho parlato anche in questo mio video. C'è anche una parte dedicata al eliminare tutto ciò che non è sostenibile, quindi tutte quelle cose che avete provato all'inizio del bullet, poi bisogna fare comunque una cernita, quindi bisogna eliminare ciò che non serve. C'è un capitolo dedicato alla gratitudine, che è un concetto che piace molto a Ryder Carroll. Insomma, è pieno zeppo di cose, è anche un bel librone. Ve lo dico subito, sono 312 pagine, è il libro sul bullet journal, un libro di cui noi amanti del bullet e non avevamo veramente bisogno. Concludendo, per me è stata una lettura molto bella, il libro mi è piaciuto moltissimo, è stato per me come leggere le parole di un vecchio amico a cui devi tanto, perché la mia vita nel mio piccolo è cambiata moltissimo da quando ho iniziato ad usare questo metodo. Coincidenze o meno, non so, però per me il bullet journal non è solamente un taccuino su cui scrivere le cose che ho da fare, è un migliore amico, e come dice Ryder, è questo che deve essere questo quaderno per noi. È un libro utile, a tratti emozionante, che può piacere sia a chi ha un bullet journal avviato da anni, sia a chi è incuriosito da questo metodo ma si sente ancora un po' insicuro ad iniziare. È un libro perfetto per tutti, come il metodo in sé. Vi lascio quindi il link del libro giù in descrizione, potete trovarlo anche nelle librerie, io l'ho acquistato su Amazon. Fatemi sapere se voi l'avete letto, vorrei tanto sapere che concetto vi è rimasto più impresso, se vi è piaciuto o no, se vi aspettavate qualcosa di diverso, se questa recensione vi ha incuriosito, insomma parliamone qui sotto nei commenti. Io vi abbraccio e vi rimando alla mia playlist dedicata al bullet journal se volete approfondire un po' l'argomento. Un bacio e alla prossima. Ciao!